Frank Chamizzo, a distanza ormai di quasi 2 mesi dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro, insomma, come ricordi questa esperienza? Brutta. No, onestamente, dicendo la verità, un po' brutta, perché sono arrivato da campione del mondo alle Olimpiadi, diciamo, preso in semifinale con una persona che secondo me era un pochino bombata, come dico io. Infatti è sotto indagine, speriamo che arrivi questa, diciamo, soddisfazione di salire un gradino in più all'Olimpiadi. Però poi nel frattempo mi sono accontentato con la medaglia di bronzo, perché è stata una finale vinta, e niente, sono molto contento perché quando sono rientrato in Italia c'è tanta gente, mi ha accolto bene, erano tutti contenti, quindi mi sono veramente commosso con questo fatto. Senti, tu non è che eri andato troppo convinto dell'oro e poi hai dovuto fare i conti con una realtà diversa? Assolutamente sì. Non è che ero troppo convinto, è che ero troppo sicuro di me stesso. E poi, cioè, i miei avversari non è che erano scemi. E quindi mi sono trovato in difficoltà a lasciare andare, anche sotto la pressione, tutto uno staff dietro, tutto, diciamo, tanta gente che ci credeva e che ci crede ancora oggi. Però quella gara era proprio particolare. Facciamo una domanda semplice. Sì. Quanto italiano ti senti e quanto cubano? Cubano mi sento perché sono nato a Cuba, però italiano mi sento italianissimo. Ma sai perché? Perché qua in Italia ho conosciuto gente che Cuba non avrei mai conosciuto in vita mia. Capo del ministro, presidente della Repubblica, e tante persone importanti che mi stringono la mano e mi ringraziano. Quindi questa cosa mi fa sentire italiano al 100%. Tu fai uno sport che non è diffusissimo tra i giovani. Puoi dare un consiglio perché cominciare con la lotta? Perché allora, i ragazzi che sono più piccoli, io sono iniziato la lotta a 7 anni e la lotta mi ha insegnato a diventare uomo, persona e soprattutto a rispettare le persone per bene, perché uno sport che ha un carattere che veramente bisogna avere, diciamo, per affrontare, capito? E quindi è una cosa che va fatta per i maschi, anche per le femmine.